Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci con questo secondo episodio di Until Dawn. Ho notato un grande entusiasmo da parte vostra ed eccoci qua quindi subito con un nuovo episodio. Continuiamo con Sam che, devo dire la verità, ha buon gusto infatti d'abbigliamento. Indossa proprio una bella gonnellina che amo tanto, bella al di sopra delle ginocchia ed è anche bella rossa. Fa freddo, bellezza, non preoccuparti che lo zoo ti riscalderà ben benino sotto le coperte. Eh già, io sono sempre uno che ci tiene alla salute altrui, specialmente delle belle ragazze. Oh, cosa? Dannazione. Ah, dobbiamo anche scavalcare. Che palle. Mamma mia, pure uno smalto molto molto a tema. Sì, mi piacciono le ragazze che si fanno questi smalti particolari. La nail art, se non vado errato, si dovrebbe chiamare così. Ah, si scavalca di qua. Cioè, uno non solo deve andare in vacanza, ma deve anche rischiare la pellaccia e fa rima. No, andiamo in maniera sicura, va. Voglio saltare, vai! Oppala! Dai, Sam, che ce la fai? Facci vedere un po' di biancheria! Mannaggia la telecamera! Naturalmente il piromane ci segue con estrema comodità. Bello, si fanno anche le impronte sulla neve. Ehi, Lo scoiattolo! hai fame? Carino. Gli unici scoiattoli che io ho incontrato scappavano tutti quanti. Boh. Sarà che ero troppo tremors? Ah, con R1 mi dice cosa fare. Ah, c'è anche, vedete? Il carattere, onestà, carità, umorismo, coraggio. Lei è molto coraggiosa. Non è molto romantica. Ma a me piacciono le sfide. Ah, ci sono vari indizi da trovare sulle gemelle. Credo che in questa serie farò pochissimi tagli perché l'atmosfera ci sta tutta e ve la dovete godere insieme a me. Possiamo esaminare? Buono. Ah, sembra l'avvertenza delle farfalle. Popolazioni indigene e profezie delle farfalle. Le tribù che un tempo abitavano queste montagne credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e possibili profezie. Il colore della farfalla indicava la natura della profezia. Ah, morte, le farfalle nere pronosticavano la morte del sognatore. Ah, quindi questo ce lo dobbiamo segnare. Pericolo. Le farfalle rosse mettevano in guardia da eventi pericolosi. Le farfalle marroni preannunciavano una tragedia riguardante gli amici. Le farfalle gialle offrivano visioni di guida e supporto. Le farfalle bianche portavano sogni di fortuna e buon auspicio. Guarda caso, un totem! Prendiamolo, va. Adesso cosa vedremo? Cosa dovrebbe dirci? Il futuro è incerto. Ah, forse deve evitare che lui faccia scappare l'uccellino? Ma. Che bella visione. Chris, ci sei?
Qui c'è un zainetto. Dove sei? Non è che sei nella borsa? Che grandezza fuffo! Che cos'è che abbiamo qui? Spiamo. Ah, guarda un po' chi c'è. Curiosa. Che cavolo è? Ha una cotta per Ashley. Metodico, protettivo, spiritoso. Comunque ho visto che abbiamo fatto una scelta incisiva spiando il suo smartphone. Spero che non si incacchi. Scusa, sei la mia segretaria? Stava vibrando. Bene, ehi. Grazie per la notizia. Ora ci penso io. Oh, ehi. Ho trovato una cosa niente male. Cioè? Non te lo dico. Devi vedere da sola. Vieni, di qua. Dove? Proprio qui. Vedrai che roba super. Cosa cavolo vuole farci vedere? Aspetta, che c'è qui? Oh cavolo, guarda qui. Manifesto da ricercato. Secondo te il ricercato verrà a farci visita? Non dirlo! Oh, andiamo, questo posto è quasi sempre deserto. Nessuno viene quassù. Cavolo, ma è il piromane! Pensa che è ritornato! Ta-da! Niente male, eh? Già! Andiamo, guarda queste bellezze! Ma cosa? Bellezze non è la prima parola che mi viene in mente. Cosa diavolo ci fanno qui? Che intendi? Che cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci? Scusa, ma tu l'hai conosciuto, il padre di Josh? Ah, parlava dei fusci. Si crede tipo Grizzly Adams. Vuoi provare? No, fai pure tu, Grizzly. Bene. Andiamo. Immagino che sia un altro tutorial. Sì. Ah, che figata. Si può anche mirare. Colpo perfetto. Ah, devo centrare. Wow. E che sono il Robin Hood del futuro? Wow, bel colpo, Tex. Grande, sono un duro. Sono un vero duro. Secondo me è un chiaro caso di fortuna del principiante. Non credo proprio, ragazza. Guarda, chiunque potrebbe colpire una bottiglia tanto grossa da così vicino. Mica adesso posso uscire e sparare lo scoiattolo. No, non lo farò mai. Bel colpo. Ti ho appena fatto il culo. Ehi, cecchino, arriva la funivia. Aspetta, ci sto prendendo la mano. Dai, Chris, c'è la funivia. Anche perché credo che Sam si sarebbe incazzata nera nera con lui. Aggiornamento effetto farfalla. Interessante. Le mie decisioni stanno prendendo piede. Cazzo, certo. Che è davvero strano ritrovarsi quassù dopo un anno. Adesso sto controllando lui. Sono arrivata qui e tutti i ricordi sono tornati a galla. Un anno passa in fretta. Ehi, strano. È chiusa. Già. Josh voleva tenerla chiusa. Tiene fuori la gente. Ha detto così? Quale gente? Ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Accidenti. Morite.
fino adesso tutto tranquillissimo. Ah, ma Sam è proprio gnocca, mamma mia. Credevo la cabina fosse più vicina. Dovremmo aspettare. Comincia a venirmi voglia di fare qualche tiro al poligono. Ma quanto ci vorrà? È una montagna alta. Già. Bellissima di giorno, ma di notte è minacciosa, come un gigante addormentato. Lo pubblicherai? Cosa? Il tuo poema. Il gigante dormiente della foresta di Blackwood. No, ma smettila. Eh? No, sembrava che stava arrivando qualcuno, invece. Ma tutto tranquillo. Che delusione, mi aspettavi il piromane incazzato. Tutto strambo dove andare a vivere. Anche per dei ricconi. Non sono così ricchi. Hanno solo una montagna. Un qualcos'altro da visionare? No, raga, è tutto tranquillo. Dai, andiamo adesso a prendere la funivia. Finalmente, vieni. Ma, beh, volevo restare qui a schiacciare un pisolino, ma... Ok. Cioè, noi adesso dobbiamo arrivare fin là sopra. Cose da pazzi. Come al ballo della scuola. Come lo invidia questo coglione. Sì, l'avventura ha inizio. Ah, spero sia stata la scelta giusta. Perché? Sai, ritrovarci tutti insieme per l'anniversario. Josh sembrava davvero contento che ci ritrovassimo. Già, sì, è felicissimo. Credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa. Bene, bene. È difficile capire come sta. Ero un po' preoccupata. No, no, è stata una buona idea. Spero che anche gli altri la pensino così. Siamo tutti qui, no? Grazie, sei proprio un vero amico. La friendzone! Senti, vabbè, tanto a lui non gliene frega nulla, preferisce un'altra ragazza. Sai cosa, hai ragione. Sai come ho conosciuto Josh? No. Ok, eravamo in terza. Josh era in fondo alla classe, io in prima fila. Ci ignoravamo completamente. Poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte. Così l'insegnante l'ha spostato davanti, dove ero seduto io. Ok, e? E così sono finito dietro. E? Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. E siamo diventati amici, fino a oggi. Fatti l'uno per l'altro. Se non fosse stato per Ginny Simmons, che ha raggiunto la pubertà con 3 anni di anticipo, e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno... Chi lo sa? Questo è il destino! Da sola. Proprio ora. Oppure potresti parlare con un'altra persona. Boom. Effetto farfalla. Oh, ma sono fissati con questo effetto farfalla? La nuova ragazza di Mike, sicura di sé, fiduciosa, irriverente e con una bocca che sembra un cavallo. Mamma mia, che denti appuntiti! Troppo sporgenti. Arriva qualcuno, vediamo chi è. Però devo ammettere che, come si è fatti i capelli, mi piacciono un casino. Testa del culo, superato. Lo Zu ha dato un buon certificato di qualità. Mamma mia. Aspetta, che ha pure... Mi sembrava di aver visto le fossette di Venere. Mamma ma... Cos'è stato? Jess, ehi! Hey. Jessica, siamo ma qui! Ma andata a cagare. Mi piace farlo in posti strani, per caso. Siamo chiusi dentro. Potresti farci uscire? Per favore. Comunque Sam ha le unghie più belle. Oddio, me la sono vista brutta. Altri 10 minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Ah, oh, che schifo, Chris. Guarda, io ho un sacco di carne addosso. Questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Come no?
Ehi, Chris! Faccio come mi ha insegnato Sam. Considero gli affari personali degli altri come i miei giocattoli personali. Non fare lo stronzo. Accidenti. Sembra che qualcuno abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoclasse Michael Monroe. Chris. Cavolo, mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica, eh? Chissà. Non esiste, ridammela. Spiega, ora sto con Mike. Non so che scegliere, però voglio entrare nella mentalità di questa donna. E voglio spiegare. Mike e Emma hanno rotto. Ora lui sta con me. Wow, tragedia. Non direi. Tutto facile, fuori Emma, dentro io. È una grandissima stronza. Che sa quel che vuole. Va bene, vediamo di salire alla baita. Ne ho abbastanza di tutta questa natura. Voi andate avanti. Io resto qui ancora un po'. Ah, sono soletta? Vedere se arriva qualcuno. Intendi Mike? Cosa? Ma no, dicevo chiunque. Ah, Sam? Oh, visto che panorama, voglio dire, cavolo. A volte mi scordo di fermarmi a ammirare queste cose. Sì, infatti hanno messo uno sfondo in 2D. Ehi, ma non potete... Alta tecnologia. Accanto alla stazione d'arrivo della funivia. Emily, l'ex di Mike. Aia! Intelligente, intraprendente, persuasiva. Oh, cavolo, c'è anche l'ex! Mi aspetto certe graffiate in faccia peggio delle tigri che si contendono una bistecca. Non credo che sarebbe stata così pittoresca. Matt, il nuovo ragazzo di Emily. Ah, questi qua si passano le ragazze come se fossero... dei cioccolatini. Sai. E non c'è mai un facchino quando serve. Ora ho capito perché sei diventata l'ex di Mike. Ha beccato il coglione che fa il fattorino. Vada là. Ho i brividi. Ci siamo quasi. No, voglio dire, mi sento a disagio. Oh, capito. Da notare che quello più piccolo è sicuramente il suo. Di sicuro non sarà una normale scampagnata. Perché le ragazze portano sempre bagagli più grossi del necessario? Voglio dire, cosa pensi che... Oh! Gesù! Ma mi sono rotto le palle di questi jumpscare, ma sto grandissimo stronzo di Mike, l'ex di Emily, Cavagli un occhio con le tue unghie, vai, Emily! Ragazzi! Michael! Davvero, avreste dovuto vedere le vostre facce! Cazzo, mi viene da prenderti a pugni! Non male! Mike, sei un idiota! Dai, ragazzi, siamo amici o cosa? Niente violenza, dobbiamo solo divertirci! Siamo in una foresta, è paurosa! Su, entriamo nello spirito della situazione! Lo spirito della situazione? Sei scemo o cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, Em! Non fare così! Così come? Così, come fai tu! Alla fine fai sempre così! Oh, oh, oh! Posso anche minacciare. Sceglierò questa scelta per proteggere la propria fidanzata nuova. Perché ti stai leccando i denti, hai tic? Sei nervoso? Stai un po' calmo. Michael, la devi smettere. Adesso Emily e io stiamo insieme e questo è un dato di fatto. Non te lo ripeterò di nuovo. Ci siamo capiti. Beh, speravo che l'avessimo superata. Di essere amici. Beh, come vuoi. Mike. No, no, no. No, va bene così. Adesso me ne vado. Farò l'uomo maturo e mi farò i cazzi miei. Amen. Credo che abbia capito. Quando fai il maschio alfa sei parecchio sexy. Oh, 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 oh! Il maschio alfa. Ah, merda. Cosa? Puoi portarli per il resto della strada? I bagagli? Sì. Tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare. Ci siamo quasi. È importante, Matt, ti prego. Dai, lasciamola sola. Va bene. Ok.
Se è importante, penso di poter portare tutto quanto da solo. Però mi devi un favore. Scusa? Così siamo pari, no? Ci penso. Stai attenta. Ci vediamo su, tesoro. Grazie. Questa Emily è parecchio stronzetta. Credo che la prossima volta non mi farò mettere in piedi in testa da lei. Ed eccone un'altra, Ashley. Ha una cotta per Chris. Curiosa, schietta, accademica. Ci sarà qualcosa di interessante? Ehi! Oh, oh, oh! Qualcuno sta diventando amichevole. Un po' troppo amichevole, forse. Non si dice ogni lasciata è persa? Ma Emily con Mike? Non erano rimasti come due ex? Oddio! Maledetto Matt! Ash, non ti volevo spaventare. Mamma mia, vabbè. Matt! Matt, stai per ricevere le corna dall'ex della tua ragazza! Oh mio Dio! Ehi, wow! Mi dispiace, Ash, davvero. Ok, sto bene, sto bene. Che guardavi? Qualcosa di interessante? Fammi guardare. Oh, 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 oh! Menti, non si vede, incoraggio da un'occhiata. Preferisco mentire. Tra donne ci si difende. No, non si vede molto, non c'è proprio niente di interessante. Cosa? Solo... Ma dai, scommetto che riuscirò a vedere un orso che si pappa una volta. No, vedrai un Mike che si pappa la patata della tua Emily. No, guarda, Matt, non rovinarti la vista. A me sta già venendo il mal di testa, per cui no, no. Va bene. Certo, come vuoi. Oh, cavolo! Ho salvato la situazione! Sto diventando una donna! Mi sto preoccupando, io che salvo un'altra stronza! Controlla il telefono. Però, se Jessica posco... Che cacchio? Dimmi che non l'hai fatto davvero! Tieni le mani bene in vista, ti abbiamo circondato! Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle se non di arrendersi alla rude guardia militare che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Prendiamo la palla di neve! Io... beh, non saprei se la metti così. Preso! Grandioso. La pagherai, sai? Dove ti stai nascondendo, piccolina? Oddio! Centro! Ehi! Schivata! Ehi! Andiamo! Ehi, Mike! Ok, mi hai fregato. Va bene, ok. C'è quell'uccellino che abbiamo visto prima. Che sia importante. A volte non fare nulla è la cosa migliore da fare. Conosco tutti i tuoi trucchi. Troverò Jess. E poi? Oh, oh. Basta! Eh no, tesoro, ancora, finché non cadrai. No. Ma l'abbiamo finita di fare questo giochino? Dai! Tutto fatto! E adesso? Non direi. Boom boom time? Beh, nel caso lo sapresti. Va bene, va bene. Ehi, sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle palle. Regina delle palle! Titolo un po' ambiguo. In effetti... Mia signora.
Oh, 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 c'è una bella scelta da fare. Scegliamo un bacio a Mike. Magari faranno bim bum bam sulla neve? Mamma mia. Limonano alla grande. Wow, tienine un po' per dopo, tesoro. Non resto mai senza. Sono spari tutte le tue cartucce, Mike, e poi non funziona più il birillo. Anche se qui è così bello. È un posto fantastico. Già, potrei anche restare qui per sempre, a patto che ci sia anche tu, per dei baci infiniti. Soltanto baci. Oh, oh, Jessica! O meno. Beh, morire congelati fra quel più e quel meno. Già. Si vede che Jessica è una ragazza che non si accontenta dei bacini. Io al posto di Mike sarei andato dritto al dunque. Con tutta la neve a terra, e chi se ne fotte? Tanto l'avremmo sciolta con il calore dei nostri corpi. Ora eccolo qua il nostro Doc di fiducia. Ciao, Doc! Come ci sentiamo? Bene, ho visto certe gnocche in questo cast, e quanto sono buone! Durante la nostra ultima seduta abbiamo stabilito che hai timore delle cose che sono morte o non morte. Questa volta cercheremo di comprendere le radici della tua ansia. Prendi il libro e sfoglia le pagine. Vedrai una serie di foto e di simboli. Voglio che identifichi quale immagine di ogni serie ti mette più ansia. Ma l'ansia è l'unica parola del tuo vocabolario? Gli uomini, le donne. Questa donna qui nell'immagine è la tipica manipolatrice che sa renderti uno zerbino 24 ore su 24. Poi ne ho conosciute di donne stronze nella mia vita. Per fortuna non tutte quante. Perché mi fanno proprio schifo. Giriamo ancora. No, spaventapasseri ancora. Ma quante pagine ci sono? Le viscere. Ah. Non ho avuto paura questa volta. Mi spiace. Vaffanculo. No, era talmente concentrato sulle viscere. Cerca di velocizzarti. Più ti affidi ai tuoi istinti, più oneste saranno le tue risposte e più istruttiva risulterà questa esperienza. Ho capito. Andiamo più veloci. Gli scarafaggi ancora. Ancora le viscere. Gli zombie, mamma mia. Poi che ci sta? E gira. Sempre le viscere. I lupi non mi fanno tanta paura, devo essere sincero. Sempre le viscere. Molto interessante. Grazie per aver risposto con diligenza. Scarafaggi, zombie, viscere. Che combinazione all'aria di un allegro venerdì sera. Come se la didacchia lo stronzo? Ancora una volta, temo che il tempo sia finito, ma ne riparleremo presto.
e finisce così. Perfetto ragazze e ragazzi, direi a questo punto di concludere questo episodio, spero che vi sia piaciuto. Until Dawn mi sta piacendo veramente tanto, spero che sarà un susseguirsi di colpi di scena, contando di jump scare, ma anche con una trama molto molto valida, e avete potuto anche scoprire qualche mia fobia, vale a dire scarafaggi, zombie e viscere. Magari con altre sedute da questo strizzacervelli scoprirete altre cose interessanti mie personali. Detto questo vi saluto, se volete commentate e noi ci risentiamo ai miei futuri video. Bye bye!